La leggenda del Baobab. Quando gli dei crearono il mondo, ci si misero proprio d'impegno. Si accorsero che bastava loro pronunciare una parola nuova, e da quel momento quella cosa che prima non esisteva c'era. Così crearono il cielo, crearono il mare e crearono la terra. Poi però si accorsero che per i dettagli servivano anche le mani e si misero al lavoro, felici. Dopo un po', però, il silenzio cominciava a farsi un po' impressionante, un po' come noi quando in questi giorni usciamo sul balcone e sentiamo silenzio. Così gli dei crearono un albero medio, non molto alto, non basso, semplice, con un bel tronco marrone, una chioma folta, verde, e diedero a quell'albero, che era il primo di tutta la creazione, il dono della parola, perché potesse tenere loro compagnia. Come lo chiamiamo? Bah, disse uno. Oh, bah, ba, o, ba, baobab, baobab. Baobab e Baobab fu. Ogni mattina gli dei si prendevano cura del Baobab, lo innaffiavano con la pioggia leggera, poi mandavano una brezza gentile che gli scompigliasse un po' le foglie e verso sera lo scaldavano con il tepore dei raggi del sole. Il Baobab per un po' di giorni non disse nulla e gli dei rispettarono questo suo silenzio. Continuarono il loro lavoro di creazione, fecero i fiumi e fecero anche gli animali. E gli animali gli vennero benissimo, e ne fecero grandi, medi, piccoli, piccolissimi, grandissimi, con due zampe, con quattro zampe, con due ali, con la coda. Ah, la coda, con le code si divertirono tantissimo. Ce n'era da farne a migliaia, lunghe, corte, arricciate, attorcigliate, pelose, non pelose, di crini, bellissimo. E poi un bel giorno il Baobab cominciò finalmente a parlare. Parlava ogni giorno, parlava la mattina, il pomeriggio, la sera, ma non parlava della pioggia leggera, della tenerezza della brezza del vento, non parlava dei tiepidi raggi del sole, no, si lamentava tutto il tempo. Oh, questa pioggia è troppo bagnata, il sole mi dà fastidio. Ho caldo, ho freddo. Oh, adesso di nuovo caldo. Posso avere un po' meno caldo, per favore? Ho troppo freddo. Il vento è troppo forte. Gli dèi non ci fecero caso all'inizio e continuarono il loro lavoro. Questo animale mi sta dando fastidio. Mi ha leccato. Non mi piace che gli animali mi lecchino. Perché mi avete fatto così basso? Vorrei essere un po' più alto. Almeno gli animali non mi leccherebbero. Oh, ho freddo. Adesso ho caldo. Oh, c'è troppo vento. Agli dei cominciò a dare un po' fastidio il Baobab, ma continuarono nel loro lavoro e crearono gli alberi, tanti alberi. A nessuno però diedero il dono della parola. Fecero alberi molto alti, alberi molto bassi e poi distribuirono fiori e frutti, grandi, piccoli, medi, dolci, velenosi, colorati, bianchi, trasparenti. Anche lì si divertirono un sacco. E il Baobab intanto, perché io non ho i frutti? Potevate almeno darmi dei frutti. Perché non ho i fiori? Perché non ho neanche un fiore? Sono tutto verde, il mio verde è molto noioso. Vorrei dei fiori, per favore, vorrei dei frutti. Che freddo, che caldo, il vento è troppo forte, questa pioggia è troppo bagnata, la mia chioma è tutta spettinata dal vento. Potrei avere dei frutti, per favore? Gli dei cominciarono a creare cose molto grandi e molto lontane per non dover sentire quel continua lamentela. E così fecero le montagne, fecero gli abissi del mare, quelli più profondi, le fosse, e poi fecero i deserti, grandi, silenziosi. Però nei deserti ci misero le oasi perché erano belle. Ma il Baobab non stava zitto mai. Fa troppo freddo, fa troppo caldo, c'è troppo vento, non c'è più la mezza stagione. Ecco, non posso muovermi, devo stare qui tutto il tempo. Uff, stavo meglio quando stavo peggio. Perché non ho questo? Perché non ho quello? La neve è troppo fredda, la pioggia è troppo bagnata, il sole è troppo caldo. Insomma, fastidioso, eh?
e alla fine anche gli dèi non ne poterono più. Si ritrovarono una mattina in una pianura bella, grande e un po' spoglia che avevano appena creato. Senza bisogno di parlarsi, fecero un buco per terra. Poi andarono a prendere il baobab, lo sradicarono, lo ribaltarono e lo cacciarono nella buca dalla parte della chioma. Ricoprirono un po' con la terra e lo lasciarono lì, con le radici protese verso il cielo e la bocca piena di terra. Silenzio. Oh, pace! Finalmente! Da allora l'albero di Baobab è rimasto così, con le radici protese verso il cielo. E siccome ha la bocca piena di terra, riesce ad alimentarsi molto più degli altri alberi che hanno soltanto radici nel terreno, e per questo cresce a dismisura e diventa grandissimo. Siccome ha la bocca piena di terra, il Baobab non ha più detto una sola parola. Ma forse è meglio così.